Ecco perché. Buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali. Consentitemi solo di dire due parole, perché questa è una giornata importante non soltanto per i nostri attori, cioè per i nostri tesisti, ma anche per l'intero Politecnico, perché questa è la prima seduta di laurea di questo corso in Ingegneria dei sistemi medicali, corso di studio magistrale, e quindi oggi avremo i primi dottori magistrali in ingegneria dei sistemi medicali in Puglia, probabilmente anche in Italia, perché non c'è un altro corso di ingegneria dei sistemi medicali in Italia. Bene, allora iniziamo con i candidati. I candidati sanno che hanno a disposizione 9, massimo 10 minuti, quindi prego loro di restare assolutamente nei tempi e diamo un bel in bocca al lupo a tutti. Speriamo di festeggiare presto tutti insieme. Bene, allora iniziamo con Barile Roberta. Allora, prego la candidata di iniziare subito leggendo il titolo della tesi, anche i nomi dei relatori e dei correlatori, e poi di procedere speditamente. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la Commissione per la parola data. La mia tesi ha il titolo Studio e sviluppo di un sistema elettronico a microcontrollore per il controllo di un sistema microfluidico e identificazione cellulare. Il mio relatore è il professor Francesco Dell'Orio, mentre i correlatori sono Maria Serena Chiriacò e l'ingegner Francesco Ferrara. Il mio lavoro di tesi è stato svolto in collaborazione con il CNR Nanotech ed ST Microelectronics, entrambi con sede a Lecce, e rientra nel progetto Titan, che si occupa della produzione di nanotecnologie per l'immunoterapia dei tumori. Obiettivi del lavoro di tesi dunque saranno la progettazione di un microcontrollore per lo sviluppo di un sistema di controllo in pressione portata per un dispositivo microfluidico che si occupa della focalizzazione di cellule di carcinoma orale e la produzione di droplet per il contenimento di cellule, la progettazione di un sistema di controllo della dimensione delle droplet e l'implementazione di due algoritmi, uno per il conteggio di cellule di carcinoma orale e l'altro per il calcolo di velocità e portata di droplet e fase continua. Il motivo per il quale siano state scelte le cellule di carcinoma orale deriva dal fatto che tale patologia causa circa 150.000 nuovi pazienti all'anno ed assume una mortalità entro 5 anni se appunto si ritrova allo stadio avanzato. Prevalentemente la patologia è dovuta a fumo di sigarette ed alcol, può dipendere da alcune tipologie di papillomavirus o fattori sociocomportamentali come la scarsa generale e fenotipi patologici. Prevalentemente una delle ultime tecnologie che può essere utilizzata per poter appunto analizzare le cellule è rappresentata dalla bone chip, fra le cui caratteristiche principali possiamo annoverare la programmabilità, la compattezza, il risparmio di reagenti e la riduzione della contaminazione del campione. Fra le componenti della bone chip spicca il microcontrollore, che è un dispositivo elettronico integrato, a sua volta costituito da microprocessore, memorie e periferiche, e che prevalentemente viene utilizzato nell'ambito dei sistemi embedded per applicazioni specifiche di controllo digitale. Il setup del sistema microfluidico utilizzato dunque risulta essere costituito da un sistema di pompaggio con il software associato, da una scheda nucleo F401RE prodotta da ST Microelectronics, reservoir con soluzioni da far fluire all'interno del chip microfluidico, sensori di portata e un microscopio a fluorescenza con software associato per la visualizzazione delle immagini. Per quanto riguarda il controllo feedback in pressione portata del device microfluidico, dunque, anzitutto è necessario presupporre l'utilizzo di un flusso che sia incomprimibile e laminare e che abbia una portata pari a Q.
In queste condizioni la geometria del chip microfluidico può essere convertita in una rete elettrica equivalente, nella quale dunque resistenza fluidica e induttanza fluidica saranno importanti per descrivere la caduta di pressione fra le estremità del singolo canale, mentre la capacità fluidica esprimerà la comprimibilità del fluido e la conformità delle pareti del canale. Tramite appunto questi parametri sarà poi possibile modellare una funzione di trasferimento utile per la progettazione del plant per il sistema in retroazione. Per tale motivo dunque è stato realizzato un modello Simulink che consentisse anzitutto l'acquisizione di portata e pressione tramite una libreria MATLAB del software ESI, successivamente l'applicazione di una legge, della legge di Hagen-Passell per il calcolo della caduta di pressione da valori di portata che sono stati misurati tramite i sensori a neodisposizione e lo sviluppo di un sistema trigger nel quale quindi è presente un controllo in retroazione e che si attiverà solamente quando la variazione di portata percentuale supera il 5%. Il modello così realizzato successivamente verrà quindi caricato su scheda nucleo tramite l'utilizzo del pacchetto Simulink per ST Microelectronics, ma il modello così realizzato non risulta essere real time ed è per questo motivo che si è passati alla diretta modifica della libreria MATLAB per il software ESI. Dunque è stato implementato un sistema in retroazione, sempre diciamo considerando una variazione percentuale di portata maggiore del 5%, e nel grafico in basso a sinistra è possibile appunto visualizzare quella che è l'uscita del sistema in retroazione quando in ingresso si ha un segnale a gradino unitario. Il tempo di assestamento ricavato risulta essere di circa 2,7 secondi, ragion per cui dal punto di vista microfluidico il sistema può essere considerato real time ed in particolar modo nel momento in cui il controllo feedback è attivo, la differenza di pressione tra il valore di pressione di riferimento e quello ottenuto dal feedback è inferiore o uguale a 1,5 millibar, come è possibile visualizzare nel grafico in alto a destra, mentre nel momento in cui il controllo feedback non è attivo, tale valore risulta essere minore o uguale a 5 millibar. In secondo luogo è stato implementato un algoritmo per il conteggio di cellule di carcinoma orale. Per questo motivo sono state utilizzate tecniche di elaborazione dell'immagine, quindi prevalentemente tecnica di segmentazione, che consiste nella distinzione di singoli oggetti presenti all'interno della stessa immagine. Il microscopio a noi a disposizione consente di acquisire immagini in tre modalità differenti, ossia con filtro GFP, modalità Brightfield e filtro DAPI, ma l'immagine che noi utilizzeremo sarà il merging, per cui la sovrapposizione delle tre precedentemente descritte. L'algoritmo quindi consente di acquisire l'immagine, di convertirla da scala RGB a scala di grigi, di eliminare il rumore tramite un filtro mediano, di binarizzare l'immagine, di utilizzare tecniche di riconoscimento dei contorni, successivamente poi applicare operatori morfologici quali dilatazione per le cellule ed erosione per i canali ed infine eliminare i canali considerando una connettività dei pixel bianchi che sia superiore a 100. Per ciò che riguarda il conteggio delle cellule di carcinoma orale, è stato considerato come parametro di riferimento un diametro che va da 7 a 10 micrometri ed è stata utilizzata la trasformata di U per il riconoscimento di regioni circolari. In particolar modo, problematiche per tale algoritmo riguardano gruppi di cellule sovrapposte che quindi non verranno del tutto riconosciute e detriti cellulari di forma circolare che si ritrovano al di fuori dei canali microfluidici. In ogni caso, considerando circa 100 immagini, con una variabilità sia intrasoggetto che intersoggetto, è stata ricavata una sensibilità dell'algoritmo di circa l'85%. Ancora è stato progettato un sistema di controllo feedback per il diametro delle droplet. La tecnica delle droplet è molto utilizzata per il raggruppamento di piccoli numeri di cellule, considerando che la droplet o goccia è ottenuta da una combinazione tra fase continua, nel nostro caso acqua, e una fase dispersa, che nel nostro caso è stata data dall'olio. Il canale d'uscita della geometria del chip microfluidico ha dimensioni di 200x200 micrometri, con lo scopo dunque di produrre una droplet sferica dal diametro di 200 micrometri. Dalla letteratura è emerso come il diametro sia proporzionale al rapporto di portate tra fase continua e fase dispersa, motivo per il quale una modifica del rapporto delle portate genera una modifica del diametro della droplet che poi potrà essere in qualche modo controllato tramite un sistema in retroazione. Dunque è stato realizzato anche in questo caso un modello Simulink che consentisse di attivare il controllo solo quando il diametro della droplet fosse diverso da 200 micrometri, un PID con costanti che sono state ricavate tramite il metodo di tuning Ziegler-Nichols ed un plant con funzione di trasferimento. In particolar modo è possibile evidenziare come nel momento in cui il segnale in ingresso al sistema di retroazione riportato in rosso segnasse un diametro diverso da 200 micrometri, il segnale in blu per cui il diametro in uscita al sistema di retroazione si assestasse invece sempre al valore di 200 micrometri.
Infine è stato implementato un algoritmo per il calcolo della velocità e della portata di droplet e fase continua. Ciò è stato svolto tramite l'utilizzo della tecnica di blob analysis, che consiste in framework di visione artificiale per il rilevamento e l'analisi di pixel collegati, che sono definiti blobs. In particolar modo l'algoritmo consente di acquisire appunto il video e dividerlo in frame, di applicare tecniche di video processing, calcolare il centroid della droplet con algoritmo di region props e successivamente calcolare non soltanto la velocità della droplet ma anche la velocità e la portata della fase continua. Considerati i due frame successivi, dunque, si ha un errore di misurazione della velocità della droplet di circa 0,001 metri al secondo, a cui si associa invece un errore di misurazione della portata di fase continua di circa 0,7 microlitri al minuto. In ogni caso, è possibile stabilire come l'algoritmo assuma una buona efficienza per range di portate che vanno da 0 a 25 microlitri al minuto. Quindi, concludendo, possiamo stabilire come la bone chip siano utili per l'analisi di cellule di carcinoma orale, che per tale motivo dunque sia stato sviluppato un sistema microcontrollore per il controllo di un dispositivo di pompaggio microfluidico caratterizzato da sistema in retroazione ed attivato solo quando la variazione di portata percentuale fosse maggiore del 5%. Avendo un tempo di assestamento di 2,7 secondi, il sistema dal punto di vista microfluidico può essere considerato real time. È stato inoltre implementato un algoritmo per il conteggio di cellule di carcinoma orale che ha assunto una sensibilità dell'85%. Per quanto riguarda invece la tecnica delle droplet, è stato sviluppato un sistema in controllo in retroazione per il diametro delle droplet, attivato solamente quando il diametro è diverso da 200 micrometri, ed è stato sviluppato un algoritmo per il calcolo di velocità e portata di droplet e fase continua, che ha assunto dei buoni risultati per un range di portate da 0 a 25 microlitri al minuto. Quindi sviluppi futuri potrebbero essere la progettazione di un sistema integrato per il controllo di più pressioni e portate per più flussi contenenti diverse tipologie cellulari e la progettazione di un sistema integrato che sfrutti quindi i valori di velocità ricavati dal video delle droplet per poter poi modificare il rapporto di portata tra fase continua e fase dispersa. Grazie per l'attenzione. Grazie Roberta. La prossima candidata è invece D'Aloisio Maria Clara. Buonasera, stasera discuterò la mia tesi di laurea in elettronica biomedica dal titolo Studio e sviluppo di un ecografo sperimentale, analisi e confronto di filtri digitali per l'elaborazione di segnali ultrasonografici. Vorrei ringraziare il mio relatore, l'ingegnere Francesco Dell'Olio, il mio correlatore, l'ingegnere Daniele Altini e l'intera commissione per la parola data. L'ecografia rappresenta una tipologia di test il quale è non invasivo e rapido ed è utilizzato per fornire informazioni circa le condizioni di salute di un paziente e diagnosticare patologie o disfunzioni. Presenta svantaggi e vantaggi in quanto è una tecnica che è di facile ripetibilità e di facile esecuzione e soprattutto non determina dolore per quanto riguarda il paziente. Gli svantaggi invece sono determinati dall'assenza di rappresentazione dell'osso e soprattutto dalla forte dipendenza della tecnica dall'operatore che la mette in atto. L'ecografia si eserve di ultrasuoni, i quali sono generati da particolari sonde, le quali vengono poste sul corpo del paziente. Durante il mio periodo di tirocinio e tesi presso l'azienda MassMed Biomed ho avuto la possibilità non soltanto di approfondire le mie conoscenze circa l'ecografia e le componenti di un ecografo, ma anche relativamente ai processi cui viene sottoposto il segnale ultrasonografico per passare dal segnale RAW all'immagine ecografica finale che viene mostrata a schermo. Gli ultrasuoni sono generati da particolari materiali, i quali presentano caratteristiche meccaniche ed elettriche. Infatti questi materiali, come ad esempio il quarzo, sono in grado di generare una differenza di potenziale nel caso in cui dovessero essere compressi o stirati in senso trasversale e allo stesso modo nel caso in cui dovesse essere applicata una differenza di potenziale ai loro capi sarebbero in grado di comprimersi o dilatarsi. Tale caratteristica è alla base della formazione degli ultrasuoni, i quali presentano delle frequenze al di sopra del campo dell'udibilità, quindi presentano delle frequenze superiori ai 20.000 Hz. Alla base dell'immagine ecografica, ovviamente, vi è la diversa risposta che gli organi hanno al contatto con il fascio ultrasonoro, il quale tende a perdere intensità durante il suo percorso all'interno del corpo umano stesso, proprio a causa dell'interazione che ha con quest'ultimo.
I cristalli piezoelettrici possono essere sollecitati attraverso l'utilizzo di corrente elettrica in modo tale da permettere emissione continua o pulsata degli ultrasuoni. Nel momento in cui viene interrotta la tensione elettrica applicata ai capi del cristallo, esso tende a ritornare alla sua forma iniziale e questo repentino ritorno elastico determina la formazione degli ultrasuoni, i quali non vanno intesi come presenti in un unico fascio, ma presentano anche delle emissioni parassite, le quali prendono il nome di lobi laterali. Inoltre, il campo ultrasonoro è da considerarsi come composto da zone di compressione e zone di rarefazione, con le zone di compressione che corrispondono a zone compressione massima e le zone di rarefazione che corrispondono alle zone con la pressione minima. Inoltre, le sonde ecografiche possono presentare uno o più cristalli piezoelettrici al loro interno ed è per questo che possono essere monocristallo o multicristallo. Ogni cristallo viene sollecitato tramite corrente continua o impulsata. Inoltre, esistono differenti forme di sonde a seconda di quelli che sono i distretti corporei o gli organi da investigare. Ad esempio, le sonde convex, come la sonda che è stata utilizzata per il presente studio, permettono di ottenere un'area di scansione a tronco di cono e vengono utilizzate per analizzare principalmente l'addome. La struttura generica di un ecografo prevede la presenza di un trasmettitore, di un beamformer e di un ricevitore. Il trasmettitore si occupa di generare tutti gli impulsi elettrici con i quali dovranno essere sollecitati i singoli cristalli piezoelettrici ed è per questo in grado di governare contemporaneamente più cristalli. Vi è poi il beamformer, il quale genera i ritardi di fase con i quali devono essere eccitati appunto i cristalli piezoelettrici e infine vi è il ricevitore, il quale corrisponde alla parte del circuito più corposa, in quanto deve occuparsi di fasi di acquisizione, elaborazione e memorizzazione dei dati. Ed è per questo che all'interno del ricevitore si trova principalmente un circuito per la preamplificazione del segnale, in quanto esso tende ad avere un'intensità molto bassa dovuta all'interazione col corpo umano. Vi è poi un circuito di demodulazione, in quanto è necessario andare a convertire il segnale da un treno a un singolo impulso o picco. E poi vi è un processo di scan conversion, in quanto tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'immagine finale sono presenti all'interno del segnale precedentemente elaborato, ma quest'ultimo deve essere per l'appunto sottoposto all'ultima elaborazione tramite scan conversion. Per quanto riguarda l'ecografo prototipale che è stato utilizzato per registrare i segnali RAW utilizzati in questo studio, esso è formato da una scheda probe, la quale è dotata di 4 connettori, ognuno per il collegamento di una singola sonda ecografica, e tramite tale scheda è possibile passare da una sonda all'altra. Poi vi è la scheda di front-end, la quale alloggia i moduli di trasmissione, ognuno avente 64 canali, i quali vengono utilizzati per la formazione degli impulsi elettrici in fase di trasmissione e per le attività di beamforming in fase di ricezione. Vi è poi la scheda di back-end, la quale permette il corretto collegamento di tutte le schede dell'ecografo fra loro, la scheda di alimentazione, la quale stabilizza e distribuisce la corrente elettrica a tutte quante le componenti, e infine il modulo Jetson TX2, il quale è il modulo che si occupa della vera e propria elaborazione dei dati, quindi il modulo che permette di effettuare tutto il workflow successivo, che permette il passaggio dal dato RAW iniziale all'immagine ecografica finale. Negli ultimi anni si sta tendendo ad aumentare lo sviluppo di tipo software per poter processare i dati, in quanto risulta essere più rapido e soprattutto più semplice rispetto a un'implementazione di tipo hardware. E questa tendenza ha permesso ad esempio di sviluppare dispositivi medici i quali sfruttano ultrasuoni, in quanto richiedono maggiore elaborazione dei dati e il loro lavoro è in real time. Il segnale ultrasonografico inoltre è stato ottenuto attraverso l'utilizzo di una sonda convex avente 192 cristalli, quindi è stato utilizzata una sonda multicristallo e una sonda utilizzante una frequenza di lavoro compresa fra i 2 e i 5 MHz. L'intero studio è stato condotto utilizzando MATLAB e inizialmente il segnale radiofrequenza presentava delle componenti rumorose alle elevate frequenze e di conseguenza è stato necessario implementare un filtro passo a basso tramite il quale è stato possibile eliminare tutte le frequenze al di sopra di una determinata frequenza di taglio ed è stato possibile conservare tutte le frequenze al di sotto di quest'ultima, ovvero tutte quante le frequenze necessarie per poter ricostruire l'immagine ecografica finale. Tale filtro è stato implementato tramite una funzione battere fill field in MATLAB. È stato poi necessario andare ad estrapolare l'inviluppo del segnale, in quanto è all'interno di quest'ultimo che si trova tutto
tutta l'informazione vera e propria necessaria per poter ricostruire l'immagine finale, e tutto ciò è stato possibile attraverso l'utilizzo di due funzioni, ovvero Envelope Detection e Hilbert, le quali utilizzano la trasformata di Hilbert, ovvero una trasformata integrale che non determina variazioni nel dominio di definizione. È stato poi necessario sottoporre i dati a una compressione logaritmica, in quanto è stato necessario restringere la loro ampiezza per poterla far rientrare all'interno di un range necessario per mostrare l'immagine a schermo, e ciò è stato possibile utilizzando le funzioni Log Compression e B-Mode. Infine, attraverso la funzione Scan Convert, è stato possibile mostrare a schermo l'immagine ecografica finale, in quanto è stato possibile passare da coordinate polari a coordinate cartesiane. Ovviamente l'immagine ecografica finale presenta rumore, il quale è detto rumore di tipo speckle, in quanto il quale, relativamente alle onde ultrasonore, si traduce in immagini degradate che risultano essere di difficile analisi e soprattutto di difficile interpretazione. È stato quindi necessario svolgere uno studio circa tutte le tipologie di filtraggio necessarie per ridurre il rumore di tipo speckle, e tra tutti i filtri studiati nel presente studio sono stati presi in considerazione un filtro di frost, ovvero un filtro di convoluzione esponenziale smorzato, un filtro bilaterale, il quale applica un doppio filtraggio dato dalla combinazione di due filtri gaussiani, uno nel dominio dell'immagine e uno nel range dell'immagine, e infine la diffusione anisotropica per la speckle reduction, la quale è una tecnica non lineare utilizzata per ridurre il rumore moltiplicativo. Ovviamente utilizzare questi filtri ha determinato dei miglioramenti nell'immagine ecografica finale, ma tali miglioramenti, così come il miglioramento della qualità visiva, possono essere fortemente soggettivi. Di conseguenza è stato necessario introdurre dei parametri quantitativi o empirici per poter confrontare gli effetti di questi miglioramenti, di questi algoritmi di miglioramento dell'immagine. Fra questi parametri vi è la correlazione, la quale ha permesso di ottenere un coefficiente 2D di correlazione relativo a due matrici, ovvero la matrice A relativa all'immagine di riferimento e la matrice B relativa all'immagine filtrata, il PIC-SNR, il quale rappresenta un valore dato dal rapporto tra il valore massimo di potenza di un segnale e il valore della distorsione che affligge tale segnale, l'istogramma e il confronto dell'istogramma, il quale ha permesso di ottenere un singolo valore, quindi non una matrice indicativo della differenza intesa come distanza fra due immagini, e infine l'indice di somiglianza strutturale dell'immagine stessa. L'immagine di riferimento che è stata utilizzata è l'immagine ottenuta attraverso il reale workflow che è implementato dall'ecografo prototipale in azienda, ed è stato possibile considerare i risultati relativamente al filtro di frost, filtro bilaterale e filtro SRAD, considerando la funzione B-Mode per la compressione logaritmica. Attraverso l'utilizzo di tali filtri è stato possibile ottenere un PIC-SNR con un valore più elevato possibile, un indice R relativo alla correlazione il più vicino possibile ad 1, un indice di somiglianza strutturale il più elevato possibile e un indice D relativo alla distanza fra gli istogrammi il più basso possibile. In conclusione, è possibile immaginare l'implementazione dei filtri studiati nel mio percorso di tirocinio e tesi anche all'interno di altre applicazioni, come ad esempio applicazioni che utilizzano CUDA, ovvero una piattaforma di calcolo parallelo sviluppata da NVIDIA, la quale utilizza le GPU, ovvero le unità di elaborazione grafica, per poter svolgere problemi altamente parallelizzabili. In questo caso l'elaborazione non sarebbe più effettuata su dei dati salvati e poi aperti su MATLAB, ma sarebbe direttamente implementata dall'ecografo prototipale. Inoltre sarà necessaria sempre la ricerca e lo sviluppo di algoritmi che permettano un miglior filtraggio in tempo reale, e sarà necessario studiare catene di elaborazione dati le quali permettano di velocizzare i processi, in quanto la velocità risulta essere una caratteristica necessaria per tutti i processi in real time, come ad esempio l'ecografia. In conclusione è possibile affermare che un corretto studio di tutti i processi cui deve essere sottoposto il dato RAW e il corretto utilizzo dei toolbox MATLAB hanno permesso di ottenere delle immagini ecografiche affini alle immagini ottenute implementando realmente la catena di elaborazione dati di un ecografo prototipale, e i risultati registrati hanno permesso di ottenere dei parametri quantitativi ed empirici migliori possibili. Grazie per l'attenzione. Grazie Maria Clara. La prossima candidata è De Palma Luisa. Le consiglio di avvicinarsi un po' di più al microfono, così sentiamo tutti meglio, e di cercare di stare nei tempi, che la precedente collega ci ha rubato un minuto già. Buon
Buon pomeriggio. Discuterò la mia tesi di laurea in strumentazione biomedica avanzata dal titolo Studio e sviluppo di una soluzione di telemedicina web-based completa di app Android per l'interfacciamento di un sistema di monitoraggio multiparametrico. Ringrazio il mio relatore, professor Savino, i miei correlatori, professore attivissimo Diniso e Spadavecchia, e il mio tutor aziendale, ingegner Piccinino della ITEM Oxygen, con la quale ho collaborato durante il lavoro di tesi. Siccome negli ultimi anni la telemedicina sta diventando sempre più pervasiva per il monitoraggio di parametri vitali a distanza, utilizzando dispositivi indossabili e anche portatili, vi è la necessità di fornire al dispositivo medico CheckMe un'app Android e un'app web, quindi una soluzione di telemedicina integrata, dato che tale dispositivo è provvisto solo di un'app desktop che permette il download dei dati tramite cavo. Quindi gli obiettivi del lavoro di tesi sono stati lo studio e sviluppo di un'app Android e l'interfacciamento Bluetooth del CheckMe Pro, prodotto dalla Viatom e commercializzato dalla ITEM Oxygen, per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati, e lo studio e sviluppo di un'app web per visualizzare trend e risultati a seguito dell'invio dei dati dall'applicazione al database tramite le richieste poste HTTP. Quando il dispositivo CheckMe Pro è in modalità Bluetooth, può essere individuato tramite scansione dall'app Android, che ho sviluppato utilizzando come linguaggio di programmazione Kotlin in Android Studio. Successivamente, poi, i dati vengono letti e visualizzati secondo i protocolli di acquisizione e l'API del costruttore e possono essere inviati al database e qui in MySQL e quindi creare le tabelle associate alle diverse tipologie di acquisizioni effettuate e popolate con le misurazioni effettuate. L'app web invece l'ho sviluppato utilizzando HTML e PHP e permette di interrogare il database tramite delle query e poi quindi di visualizzare i dati in forma tabellare come anche trend grafici e le informazioni sul dispositivo e sugli accessori utilizzati. Il CheckMe Pro è un dispositivo medico di classe 1, quindi non pericoloso, che permette l'acquisizione di vari parametri vitali, per esempio frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, pressione sanguigna, glicemia, temperatura, monitoraggio del sonno e dell'attività motoria. E questo è possibile farlo sia utilizzando i sensori integrati, come l'eletto di ECG interni per l'acquisizione a singola derivazione, come anche il pulsossimetro e il sensore ad infrarossi per la temperatura. Ma è possibile anche effettuare delle acquisizioni utilizzando sensori esterni con cavo, come appunto gli eletto di ECG, che permettono un'acquisizione con una frequenza di campionamento di 500 Hz e un range in frequenza dai 30 bpm ai 250 bpm, con un'incertezza del 2%. E la sonda del pulsossimetro, che invece prevede praticamente un range della saturazione di ossigeno dal 70 al 100%, con un'incertezza del 3% tra il 70 e il 79% e del 2% tra l'80 e il 100%. Invece, per quanto riguarda il range in frequenza del pulse index, è da 0,5 a 15. Per l'acquisizione della pressione sanguigna e della glicemia, invece, è possibile utilizzare due dispositivi accessori. In particolare, si tratta del misuratore di pressione Airbip e del glucometro Bioland, che tramite interfacciamento Bluetooth inviano i dati al CheckMe. Per la validazione, invece, ho utilizzato il Fluke ProSim 8. Si tratta di un dispositivo per testare e verificare il corretto funzionamento di dispositivi e sistemi di monitoraggio, utilizzati per monitorare vari parametri di un paziente, che nel nostro caso è stato utilizzato per simulare diverse condizioni del paziente e le cui specifiche sono riportate in tabella. Per quanto riguarda invece la parte software, in particolare l'app Android, quando il dispositivo CheckMe è in modalità Bluetooth, tramite la schermata di scansione è possibile individuarlo, quindi selezionarlo per scaricare i dati in esso presenti. In particolare, i dati scaricati sono poi in memoria del dispositivo Android, quindi è possibile anche accedere in modalità offline. All'apertura poi dell'app, invece, è possibile visualizzare la lista utenti con tutti gli utenti presenti sul dispositivo CheckMe, essendo presente la funzione multiutente, e con ad ogni utente associata la sua anagrafica. Dal menu, invece, è possibile selezionare diverse misurazioni effettuate, anche associate all'ID del paziente, e poi le misurazioni effettuate con indicatori di tipo grafico e di tipo numerico, che rendono quindi semplice la comprensione dei dati a disposizione. Tutta la parte grafica delle schermate dell'app Android l'ho sviluppata utilizzando file XML. Dalla schermata poi di invio dati dell'app Android è possibile effettuare le richieste poste HTTP, inserendo tutti i dati in stringhe in formato JSON. Quindi il database è popolato di tutte le misurazioni effettuate con tabelle e le acquisizioni.
Successivamente, poi, tramite l'app web è possibile interrogarlo, per esempio come mostrata all'interfaccia web per la gestione utenti, con tutti appunto gli utenti in forma tabellare. Ho anche inserito la possibilità di interagire, quindi inserendo degli input form è possibile inserire degli input, come ad esempio l'ID del paziente di cui si vogliono visualizzare le misurazioni associate. Nell'app web ho anche implementato la possibilità di visualizzare le informazioni ECG e anche il tracciato. Questo ovviamente è possibile se il file contenente tutte le informazioni del tracciato è preventivamente scaricato dall'app Android, altrimenti l'utente è avvisato della necessità di effettuare il download. Ho gestito diversi casi d'uso, come per esempio mancanza di misurazioni, input errato oppure un input di tipo non numerico. Nell'app web, inoltre, ho implementato la possibilità di visualizzare l'andamento nel tempo di variabili di interesse, per esempio, come mostrato, l'andamento nel tempo della frequenza cardiaca. Si tratta di un grafico che ho ottenuto da 20 acquisizioni effettuate in giorni differenti nel periodo tra il 26 maggio e il 2 luglio 2021. In questo modo è possibile dare al medico la possibilità di visualizzare lo stato di salute generale del paziente e quindi di valutare se la terapia sta portando dei benefici oppure se è necessario modificarla. La parte invece di validazione l'ho condotta utilizzando il dispositivo Fluke ProSim 8, che è spesso utilizzato in prove funzionali dei dispositivi medici e che in questo caso è stato utilizzato proprio per simulare il paziente in diverse condizioni: normale, tachicardico, bradicardico, iperteso ed ipoteso. Tramite quindi l'utilizzo di cavi esterni, in particolare i cavi ECG e la sonda del pulsossimetro, sono stati acquisiti il segnale ECG e il segnale fotopletismografico utilizzando il CECMI. Successivamente sono stati inviati i dati sia all'app Android che all'app web per verificare la correttezza dei dati visualizzati ed inviati. Quindi, durante il lavoro di tesi, ho sviluppato un'app Android e web per il dispositivo CECMI, fornendo quindi una soluzione integrata di telemedicina e rispondendo alle esigenze dell'azienda. L'app Android, tramite l'interfacciamento Bluetooth, rende semplice il trasferimento dei dati con un'interfaccia intuitiva, con la possibilità di passare tra le diverse schermate e di inviare i dati al database. Poi, tramite l'app web, invece, si ha la possibilità non solo di visualizzare i dati in forma tabellare, ma anche di interagire con l'inserimento di input da tastiera e con la possibilità di osservare dei trend grafici. Sia l'app Android che l'app web, quindi, sono reattive ed è stata prevista la gestione di un gran numero di condizioni di errore proprio al fine di garantire un'elevata robustezza. A seguito poi della validazione condotta utilizzando il dispositivo di riferimento, è stato dimostrato che i dati visualizzati sull'app Android e web, ma anche sul database, sia simulati che acquisiti realmente, sono identici, riscontrando quindi coerenza e correttezza. Gli sviluppi futuri di tale lavoro di tesi possono riguardare il deploy dell'applicazione web su un server in modo tale da poterla integrare nella piattaforma certificata di telemedicina dell'azienda, il miglioramento della rappresentazione grafica dell'andamento delle variabili nell'app web con la possibilità di selezionare l'intervallo temporale di interesse e l'implementazione della gestione di più dispositivi CECMI tramite l'app web. Grazie per l'attenzione. Grazie Luisa, anche per averci fatto recuperare qualche minuto. La prossima candidata è la grasta Annabella. Buonasera a tutti, sono la grasta Annabella e oggi vi presento la mia tesi di laurea dal titolo Progettazione ed implementazione di un sistema embedded per specifica applicazione in campo oftalmico, ottimizzazione nella costruzione delle lenti progressive. Ringrazio il mio relatore, l'ingegnere Francesco Dell'Olio, il mio correlatore, l'ingegner Gaetano Volpe e tutta la commissione per la parola data. La mia attività di tesi si inserisce in un macro contesto applicativo che è quello della Digital Health, il cui obiettivo principale è quello di sostenere i sistemi sanitari nazionali nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie e nel miglioramento dell'accessibilità e della sostenibilità economica. Per tale motivo è risultato necessario effettuare una panoramica relativamente a quelli che sono i dispositivi indossabili maggiormente utilizzati in campo oftalmico, in particolare le lenti a contatto intelligenti e gli occhiali intelligenti. Per quanto riguarda le prime, è stata dimostrata la diretta correlazione tra malattie oculari e disturbi sistematici e biomarcatori specifici come citochine, fattori di crescita e mucine.
In particolare questi ultimi si suddividono in biomarcatori chimici e biomarcatori fisici. I primi sono relativi a cambiamenti a livello di proteine e ioni che possono essere individuati all'interno delle lacrime, come ad esempio il glucosio e il lattato, che potrebbero essere utili nella valutazione del diabete o nell'insorgenza di acidosi lattica all'interno degli atleti. Per quanto riguarda i biomarcatori fisici, essi si riferiscono ai cambiamenti appunto di tipo fisico che avvengono all'interno dell'occhio, e tra i principali biomarcatori fisici diagnosticabili ricordiamo la pressione intraoculare, il movimento oculare e l'elettroretinografia, in cui i primi due, uno è importante per la valutazione del glaucoma e il secondo è importante per la valutazione della commozione cerebrale. A seconda del tipo di biomarcatore che essi sono in grado di individuare, i sensori integrati all'interno delle lenti a contatto si suddividono allo stesso tempo in chimici e fisici. Per quanto riguarda gli occhiali intelligenti, si sta sempre più diffondendo l'utilizzo di questi ultimi in campo medico, dal momento che è noto come si tratti di una tecnologia indossabile in grado di aggiungere funzionalità a ciò che l'occhio umano vede realmente e di creare situazioni di realtà virtuale aumentata. Tra le possibili applicazioni in campo medico ricordiamo la registrazione e la documentazione di foto e video, la gestione di report elettromedicali, l'analisi di test diagnostici rapidi e la trasmissione in diretta di procedure mediche per consentire agli altri di imparare. Ciò che determina l'efficienza e l'efficacia di un prodotto è ciò che è incorporato al suo interno, e tra le componenti costitutive appunto degli occhiali intelligenti ricordiamo i sensori integrati, la batteria, la CPU, la connettività Bluetooth o Wi-Fi per garantire la trasmissione dei dati e il microfono e la camera. In maniera tale che un prodotto sia di qualità ma durativo nel tempo, è necessario che esso sia progettato in maniera tale da fare attenzione a fattori di design come aspetto estetico, durata della batteria, affidabilità, durabilità, eccetera. L'occhio umano, come qualsiasi altro sistema visivo, non è perfetto e potrebbe essere affetto da metropie che ne alterano la qualità di visione, tra le quali si ricordano miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. E visto l'obiettivo del lavoro di tesi, il disturbo refrattivo di interesse è risultato essere la presbiopia, la quale viene trattata generalmente mediante l'utilizzo di lenti progressive, le quali sono delle lenti oftalmiche caratterizzate da più aree funzionali, una parte superiore a più bassa potenza che consente la visione da lontano, una parte inferiore a più alta potenza che consente la visione da vicino e una zona di transizione definita corridoio o canale di progressione che consente la visione nell'intermedio. Nel caso di lenti progressive, geometricamente il loro profilo superficiale si presenta come hard o soft. Il primo privilegia la visione da lontano, il secondo privilegia la visione da vicino. Una delle novità all'interno del settore oftalmico è risultato essere l'avvento della tecnologia freeform, che rappresenta un processo di costruzione delle lenti appunto progressive che ha reso i progettisti liberi dai vincoli di produzione, consentendo loro di costruire delle lenti che fossero specifiche per il soggetto che deve indossarle. La società Procreatrek, presso cui ho effettuato la mia esperienza di tirocinio, tra i vari impieghi si occupa proprio dello sviluppo di un proprio framework di calcolo per lenti progressive freeform, utilizzando modelli di ottimizzazione di tipo ray tracing, basati su modellazione della lente rispetto ad un parametro specifico che è il position of wear, indicativo della corretta posizione della montatura rispetto al sistema visivo dell'utente, in maniera tale che esso risulti essere coerente con parametri come inclinazione pantoscopica, distanza apice corneale, distanza dal vertice e forma del viso. L'obiettivo della mia attività di tesi è consistito nella progettazione e l'implementazione di un sistema embedded che consentisse di rilevare il profilo di rotazione del capo del portatore, ottenendo quindi dei dati che risultassero utili al miglioramento della costruzione delle lenti progressive, garantendo così maggiore qualità visiva ai soggetti. Il dispositivo IoT ottenuto è stato appunto studiato attraverso un elmetto da lavoro al di sopra del quale è stato poggiato un kit di sviluppo appunto sviluppato dall'ST Microelectronics, del cui si è utilizzato la scheda di espansione sensor tile e il sensor tile stesso. I test sperimentali sono stati eseguiti su tre soggetti preselezionati: un traduttore meccanico di 53 anni, un'urlatrice di 51 anni e una casalinga di 82 anni. Tra i vari dati rilevabili a partire dai sensori di interesse, quelli di interesse appunto risultano essere registrati lungo i tre assi tramite accelerometro e giroscopio. In fase di esecuzione dei tre esperimenti è stata utilizzata un'app apposita sviluppata dalla ST Microelectronics, tramite cui è stato possibile in primis selezionare il dispositivo al quale connettersi e successivamente registrare e trasferire i dati di interesse ad uno smartphone di riferimento.
I dati trasferiti a tale smartphone, a sua volta collegato tramite protocollo MQTT ad un'istanza in cloud EC2, sono stati successivamente raccolti e memorizzati in 3 file di testo relativi appunto ai 3 soggetti preselezionati, attuando il paradigma Publish-Subscribe, in cui intervengono 3 figure specifiche: lo smartphone che sfugge da mittente, per cui pubblica i messaggi, ovvero i dati rilevati dai sensori IoT al broker, e il software Mosquito che viene installato sull'istanza in cloud EC2 e funge da broker stesso, quindi svolge il ruolo di intermediario tra mittente e destinatari di messaggi, e infine lo script sviluppato in Python funge da destinatario, quindi sottoscrive i messaggi pubblicati dal mittente e veicolati dal broker a cui è interessato. Successivamente i dati sono stati rielaborati e plottati in MATLAB, sottoponendoli preventivamente ad un'operazione di smooth tramite la funzione smooth data, attraverso cui è stato possibile restituire la media mobile degli elementi contenuti all'interno di un vettore utilizzando una finestra caratterizzata da una lunghezza fissa e determinata euristicamente. Seguono i risultati relativi ai 3 soggetti analizzati. Si presentano i primi 2 casi estremi, quindi il primo soggetto, trattandosi di un tornitore meccanico, è soggetto ad oscillazioni visibilmente evidenti, soprattutto a livello delle accelerazioni e rotazioni lungo X e Z, e per questo motivo l'algoritmo di ottimizzazione ha selezionato una geometria di tipo hard, caratterizzata da un corridoio di progressione medio pari a 13 mm con aree funzionali ampie e ben definite. Il caso estremo opposto è il soggetto 3, trattandosi di una donna anziana, si presenta assenza di eclatanti variazioni di dati, conseguenza della lentezza con cui vengono svolti i movimenti, e per tale motivo l'algoritmo di ottimizzazione ha selezionato una geometria di tipo soft con corridoio di progressione medio pari a 18 mm e aree funzionali nette più graduali. Per quanto riguarda il soggetto 2, esso rappresenta un caso intermedio fra i precedenti, e per questo motivo l'algoritmo di ottimizzazione ha selezionato una geometria che si dice bilanciata, quindi né estremamente hard né estremamente soft, caratterizzata da un corridoio di progressione appunto intermedio pari a 16 mm. Si noti come la lunghezza appunto del corridoio di progressione sia un parametro molto importante, in quanto influisce sulla qualità di visione del soggetto, dal momento che tanto più essa è elevata, tanto più l'adattamento alla lente progressiva risulta essere più confortevole. In conclusione, è possibile affermare come attraverso tale lavoro di tesi sia stato possibile in primis effettuare delle valutazioni che abbiano apportato dei benefici all'azienda, dal momento che è stato possibile fornire al progettista un riferimento relativamente al quale scegliere la giusta geometria da adottare in riferimento appunto al caso specifico. In secondo luogo, confermare il ruolo delle tecnologie digitali come strumento di supporto vantaggioso per molteplici applicazioni biomedicali, nonostante comunque sia necessario fare attenzione a particolari parametri come la stabilità a lungo termine, la resilienza, la sensibilità e la dimensione. Come prospettiva futura ci si potrebbe porre l'obiettivo di progettare un dispositivo più meticoloso, aumentandone così funzionalità e portabilità e migliorando i parametri sopracitati, ottenendo così anche dei dati maggiormente accurati. Grazie per l'attenzione. Grazie Annabella. La prossima candidata è Matera Carmela. Buonasera a tutti, ringrazio la Commissione per la parola data, il mio relatore, il professore Attivissimo, i miei correlatori, il professor Dinisio e il professor Spadavecchia, e il mio tutor aziendale, l'ingegner Piccininno. Oggi discuto la mia tesi intitolata Studio ed elaborazione di outcome clinici in una dashboard dinamica di business intelligence, effettuata in collaborazione con l'azienda Item Oxygen SRL. L'azienda presenta diversi progetti in merito alla telemedicina di ricerca e sviluppo, tra cui Medicare, in cui il mio lavoro di tesi trova ispirazione, grazie all'esigenza di evidenziare indicatori che determinassero la correlazione tra alcune comorbidità prese in esame e la popolazione di pazienti analizzata. La mia tesi si sviluppa sull'analisi di alcuni indicatori definiti Key Performance Indicator attraverso una dashboard dinamica intelligente grazie all'utilizzo di Tableau, una piattaforma end-to-end.
Grazie a questa piattaforma ho analizzato un dataset di pazienti che presentasse patologie come fragilità e Covid-19, affetti anche da alcune comorbilità. Per quanto riguarda il Covid-19, ricordiamo che è una patologia che comprende maggiormente i sistemi respiratori e cardiovascolare e quindi colpiscono anche il sistema immunitario, compromettendone la funzionalità. L'infezione è caratterizzata da sintomatologia respiratoria e evolve progressivamente in una patologia vascolare che determina un'instabilità emodinamica. Ricordiamo che l'attore principale è l'enzima di conversione angiotensina 2 che determina l'ingresso proprio virale del SARS-CoV-2. Ho indicato tre indicatori di performance, definiti appunto i Key Performance Indicator. Quelli studiati sono di qualità e possiamo trovare anche quelli generali di costo e di tempo. L'andamento della pressione arteriosa, quello delle malattie cardiache e quello delle malattie respiratorie, inseriti nello studio dei pazienti affetti appunto da Covid-19. Per quanto riguarda i Key Performance Indicator, ricordiamo che sono stati la chiave essenziale per definire lo studio di questa tesi. Questa tabella riassume le percentuali di comorbilità prese in esame nei pazienti studiati da articoli di ricerca e saggi scientifici. Contengono percentuali contrassegnanti le tre comorbilità prese in esame e notiamo come la pressione arteriosa sia quella più presente in termini di incidenza, con una percentuale che varia dal 15 al 50%, le malattie cardiache dal 4 al 20% e l'apparato respiratorio dal 2 al 5%. Per quanto riguarda i parametri presi in considerazione, qui di seguito abbiamo il range esaminati, ovvero per la pressione sistolica supera i 140 mm di mercurio, quella diastolica i 100, la saturazione inferiore al 92% nel sangue e la frequenza cardiaca inferiore di 60 battiti al minuto o superiore ai 100 battiti al minuto. Il dataset di pazienti utilizzato è composto da oltre 300 pazienti, 388 per la precisione, di cui 66 pazienti non Covid per effettuare un confronto ed ottenere un congruo risultato con le evidenze scientifiche e 322 pazienti Covid, con oltre 40.000 record che permettono di identificare un dataset di Big Data. Questo frame Excel rappresenta nella prima colonna la sequenza di pazienti con l'identificativo, quindi il codice ID, dopo che sono stati anonimizzati nome e cognome, ovviamente per rispettare la tutela della salute e della privacy e quindi per poter gestire al meglio i dati ottenuti. La seconda colonna corrisponde al tipo di misurazione effettuata, tra cui la saturazione del sangue dell'ossigeno, i battiti cardiaci e la pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica. E poi ovviamente la data in cui i parametri sono stati rilevati. Il range preso in considerazione va dal 2018 al 2021, in cui la fetta minore di pazienti corrisponde all'anno 2018, ovviamente prima dell'avvento del Covid, fino all'ultimo trimestre del 2019. Ho utilizzato la piattaforma Tableau, come dicevo, end-to-end, che serve a determinare una dashboard, a determinare una creazione di tre dashboard che ho unito in un unico workbook attraverso l'importazione di dati, operazioni di data modeling e l'implementazione di alcuni grafici che serviranno per analizzare e introdurre risultati. Per quanto riguarda questa piattaforma è stata molto utile grazie al fatto che abbia reso visibili dati indiretti da dati diretti ed elementari. Inoltre ha conseguito la conversione dei dati attraverso l'utilizzo di alcuni script, come vediamo qui nel dettaglio, che servono per identificare le rilevazioni normali da quelle anormali e di prendere in considerazione sia i range e le soglie stabilite nell'ambito medico e sia il numero di rilevazioni per determinare la patologia, dato che una sola rilevazione non basta a definire la diagnosi di una patologia. La prima dashboard si presenta con dei pie chart che rappresentano appunto le percentuali
delle comorbilità studiate. Notiamo come quella maggiormente presente sia appunto l'ipertensione arteriosa con un oltre 40%, seguita da patologia a carico del sistema cardiovascolare con un 12%, e infine le patologie a carico dell'apparato respiratorio con 4,2%. La seconda dashboard comprende tre grafici che analizzano invece gli stessi dati in funzione dell'asse temporale che troviamo nelle ascisse, definita dai trimestri, suddivisa per trimestri. Notiamo inoltre come ho implementato anche tre bande rosse che indicano i maggior picchi di Covid in Italia, corrispondenti a marzo 2019, marzo 2020 e novembre 2020. E possiamo quindi notare come sia sovrapponibile alle percentuali più alte delle comorbilità studiate, avendo così un'ulteriore evidenza delle ricerche effettuate, che corrispondono con la ricerca bibliografica. L'ultimo grafico invece è un grafico a doppia area che rappresenta invece, attraverso appunto delle aree, l'incidenza di queste comorbilità, e notiamo come l'area sottesa sotto la curva dell'ipertensione arteriosa sia molto maggiore rispetto alle altre due. Inoltre notiamo che dall'ultimo trimestre del 2019, quindi partendo realmente da 2019 T4, le tre comorbilità si sovrappongono e quindi significa che appunto sono quelle più incidenti in tutto il decorso di questa patologia virale. Le conclusioni quindi mi hanno confermato gli studi di ricerca bibliografici effettuati, e inoltre grazie alla implementazione di queste dashboard nel workflow che sono state inserite nello studio di ricerca dell'azienda che mi ha ospitato, è stato possibile agevolare in qualche modo diagnosi e trattamenti medici. Ovviamente è possibile utilizzare la stessa dashboard anche per altre patologie e altri casi. Concludo dicendo che come ogni lavoro ci sono possibili sviluppi futuri, determinati per esempio dal fatto che si possano identificare altri key performance indicator grazie alla data e alla durata di un'eventuale ospedalizzazione del paziente, allo studio dell'età, che è molto importante soprattutto in questa patologia, allo studio della diminuzione della saturazione correlata anche alle vie respiratorie, e lo studio del peso corporeo e indice di massa corporea data dall'associazione tra la perdita di peso significativa ed elevato rischio di malnutrizione e infezione da Covid. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Carmela. Il prossimo candidato è il nostro primo uomo, Palazzo Stefano, coraggio. Buonasera a tutti, sono il laureando Stefano Palazzo e discuto oggi la mia tesi di laurea magistrale in Information System Security and Privacy dal titolo Progetto e sviluppo di un sistema di screening di alcune malattie rare mediante l'analisi morfologica del volto. Ringrazio il mio relatore, professor Giuseppe Mastonardi, il mio correlatore, l'ingegner Gaetano Volpe, e ringrazio tutta la commissione. Gli identificatori biometrici, che sono caratteristiche uniche, permanenti, universali e collezionabili, vengono differenziati attraverso caratteristiche di tipo fisico, come il colore della retina, le impronte digitali e il DNA, e caratteristiche comportamentali, che sono quelle che fanno riferimento alle abitudini di una persona. La biometria è utilizzata, come vedremo nel corso del nostro elaborato, anche per quanto concerne scopi di tipo diagnostico. Infatti, per esempio, quella relativa al volto consiste in un esame privo di contatto e molto rapido. Al fine di effettuare quindi il riconoscimento del volto, vi sono quattro fasi successive. La prima finalizzata all'estrazione dei parametri facciali, la seconda finalizzata alla localizzazione del viso e o di altre sue determinate componenti, la terza finalizzata all'estrazione di quanti più particolari possibili, e l'ultima è quella che permette effettivamente che avvenga il riconoscimento. I dati biometrici generalmente sono a trattamento speciale, infatti il GDPR vieta il trattamento dei dati, a eccezione però di quando essi servono per finalità di tipo medico. Esistono differenti metodi che abbiamo analizzato che permettono di riconoscere il viso, come ad esempio le game face, il cui obiettivo è trovare uno spazio dei volti, quindi uno spazio di piccole dimensioni, il quale descrive le immagini facciali attraverso combinazioni lineari di appunto i game face. La tecnica del cascade of classifiers, finalizzata alla rilevazione di determinati oggetti, come nel nostro caso il volto,
è la tecnica del face detection, finalizzata all'identificazione o alla verifica dell'identità di un essere umano. Poi vi sono metodi del K-means, i quali permettono di trovare un determinato numero di cluster in un insieme di dati, metodi di machine learning che permettono letteralmente di imparare a partire dall'esperienza. Vi è la tecnica della tessellatura di Voronoi, finalizzata ad effettuare la decomposizione di uno spazio metrico, la tecnica della linear discriminant analysis utilizzata nel riconoscimento di pattern, e poi vi è il metodo che noi abbiamo utilizzato, che è quello del face landmark estimation, e che permette di individuare un gruppo di punti di riferimento del volto. Quindi l'obiettivo è costruire questa sorta di impronta del volto che prende nome di template, grazie alla quale, come vedremo, riusciremo ad ottenere le coordinate dei landmark di nostro interesse. Quindi l'obiettivo della nostra tesi è quello di permettere l'effettuazione di uno screening finalizzato proprio all'individuazione di queste malattie rare del viso. In particolare quelle analizzate da noi sono la sindrome di Williams, la cui region of interest è data dalla bocca, e la sindrome di Crouzon, la cui ROI analizzata consiste in entrambi gli occhi. Quindi daremo la possibilità all'utente di settare la fotografia del soggetto da voler analizzare e successivamente di settare quale tra le due patologie voler verificare se è presente. E poi seguiranno tutti quanti gli step, diciamo, di classificazione che vedremo successivamente e che quindi permetteranno di discernere se un soggetto è effettivamente malato oppure sano. Quindi attualmente esistono purtroppo numerose malattie craniofacciali, come ad esempio la sindrome di Williams, la cui malattia viene diagnosticata attraverso rilevazione di una determinata microdelezione eterozigota sul cromosoma che comprende il gene dell'elastina, motivo per il quale tale sindrome è sospettata in pazienti affetti da particolari tipologie di malattie cardiovascolari. Quindi, come notiamo dalle immagini, ed è lo stesso motivo per il quale abbiamo preso come region of interest la bocca, un paziente affetto da sindrome di Williams generalmente possiede gravi deformazioni della bocca, quindi bocca anche di grandi dimensioni, presenza di denti molto piccoli, distanziati, malocclusione dentale e ipoplasia dello smalto. Mentre per quanto concerne la sindrome di Crouzon, essa è causata da mutazioni di tipo missenso che provocano l'accelerazione della differenziazione degli osteoblasti e ciò conseguentemente porta a una prematura effusione delle suture craniche e quindi avviene un fenomeno di craniosinostosi. Motivo per il quale abbiamo scelto gli occhi come region of interest in caso di questa sindrome è il fatto che soggetti affetti da questa sindrome possiedono occhi di grandi dimensioni e sporgenti, tant'è che talvolta non vengono neanche interamente ricoperti dalle palpebre. Seguono altre problematiche come ad esempio l'atrofia del nervo ottico. Quindi conferiremo all'utente la possibilità di settare quale tra le due sindrome appena discusse voler analizzare. E noi, attraverso un algoritmo di Viola e Jones, abbiamo creato un rilevatore finalizzato a rilevare faccia, occhi e bocca. Infatti, già che in questa slide vengono riportate immagini di soggetti affetti da sindrome di Williams, notiamo riportata la detection del volto, la detection della bocca, che sarebbe la nostra region of interest. Quindi quest'ultima immagine la andremo a filtrare attraverso un filtro gaussiano, a ridimensionare compatibilmente i nostri scopi, poi la eroderemo, dilateremo, convertiremo in binario e dopo andremo alla ricerca nella stessa immagine del binary large object. Soltanto alla fine potremo applicare il filtro Kenny. Quindi sull'immagine che abbiamo ottenuta andremo a calcolare i landmark spostandoci opportunamente sui pixel della stessa immagine e otterremo 4 landmark periferici, che sarebbero quelli in nero come notiamo nell'immagine, quindi il landmark dell'estrema destra, quello dell'estrema sinistra, quello che si trova più in basso, quello che si trova più in alto. E poi vi è il landmark centrale che abbiamo indicato in verde come notiamo. Quindi conoscendo le coordinate dei landmark abbiamo la possibilità di calcolare le distanze adimensionali e euclidee tra gli stessi, che corrispondono quindi all'ottenimento della lunghezza di un segmento orizzontale, che è data proprio dalla distanza tra il landmark di destra e quello di sinistra, e la lunghezza di un segmento verticale, che è data dalla distanza tra il landmark inferiore e quello superiore. In questa slide possiamo notare inoltre, per quanto concerne questa volta un soggetto esempio affetto da sindrome di Crouzon, tutti quanti gli step che si susseguono al fine di poter ottenere un corretto posizionamento dei landmark sulla region of interest. Stesso identico discorso qui per quanto concerne i soggetti sani, che ci serviranno ovviamente per poter effettuare il confronto, dove notiamo i landmark posizionati a sinistra sugli occhi e a destra invece posizionati sulla bocca. Quindi il confronto avviene attraverso valutazione del p-value, dove ci siamo assicurati di aver accettato l'ipotesi nulla, e del coefficiente di correlazione, dove abbiamo visto che se l'insieme delle distanze ci siamo sempre trovati, come leggiamo, in un caso di sicura esclusione tra un soggetto sano e un soggetto affetto dalla sindrome che abbiamo scelto di analizzare. Quindi, ok.
Quindi considereremo malato, proseguendo con la classificazione, un soggetto nel momento in cui entrambe le distanze tra landmark vengono riconosciute come outlier. Sarà necessario invece effettuare una revisione dello stesso soggetto analizzato nel momento in cui sarà riconosciuto come outlier solo una delle due distanze. Diversamente, chiaramente, il soggetto verrà classificato come sano. Per outlier noi facciamo riferimento a tutti quanti i punti che superano l'intervallo dato dalla mediana delle distanze dei soggetti sani, compreso il soggetto malato che vi è in quel momento. Dico in quel momento in quanto il calcolo lo abbiamo effettuato iterando per tutti quanti i soggetti, al fine di poter visionare l'esito di tutti quanti gli screening, come mostriamo. Quindi abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti nonostante il numero non elevatissimo di immagini. Metodi come questo, che permettono di effettuare screening, sono fondamentali in quanto, a partire da semplice riconoscimento di determinate caratteristiche fisionomiche dei soggetti in analisi, riusciamo ad avere una identificazione o talvolta magari un'esclusione della patologia in maniera oggettiva, dove per patologia in questo caso chiaramente facciamo riferimento ad anomalie di tipo facciale. E solo attraverso una sperimentazione costante di tali sistemi riusciremo a migliorare i sistemi stessi e a fornire sempre di più migliori interpretazioni dei risultati ottenuti. Grazie per l'attenzione. Grazie Stefano. Continuiamo con Pomarico Emanuele. Scusate, abbiamo un problema tecnico e quindi facciamo venire Raffaschieri Viviana. Buonasera a tutti. Oggi discuto la mia tesi di laurea in Information System Security and Privacy dal titolo La tecnologia blockchain in ambito sanitario, realizzazione di un proof of concept per la gestione delle cartelle cliniche e l'automazione delle procedure sanitarie su piattaforma Hyperledger Fabric. Ringrazio il mio relatore, il professor Malstronardi, e il mio correlatore, l'ingegner Volpe. Il lavoro di tesi ha permesso di approfondire i concetti innovativi di questo nuovo paradigma, ovvero quello della blockchain, e di fornire delle risposte ai requisiti, ai bisogni di nuovi consumatori, ma anche di organizzazioni e di imprese. In particolare sono stati approfonditi i concetti generali della tecnologia blockchain a partire dal funzionamento, poi è stato descritto il network sanitario tradizionale confrontato con i casi di successo ottenuti grazie all'adozione della tecnologia blockchain e poi successivamente sono stati compresi i concetti fondamentali del tessuto Hyperledger Fabric su cui la realizzazione è impostato il modello del proof of concept. La tecnologia blockchain, in particolare il concetto di blockchain, risale già dai tempi antichi, prima che nel 2008 Satoshi Nakamoto pubblicasse il suo documento simbolo Bitcoin e Peer-to-Peer Electronic Cash System, nel quale dava vita ad un modello decentralizzato in cui sostanzialmente cambiavano gli intermediari centrali, venivano eliminati e si fonda come caposaldo tecnologico in questa rivoluzione. La tecnologia blockchain si fonda su un registro, il ledger, nel quale sono tracciate tutte le transazioni in modo sequenziale e ordinato e rappresentate attraverso dei blocchi collegati in modo indissolubile tra di loro grazie a delle funzioni di crittografia e di hash. Questi blocchi rappresentano al loro interno una raccolta di transazioni che devono essere prima eseguite, poi valutate e infine archiviate nel registro.
Per funzionare, la blockchain deve essere distribuita su un network, un gruppo di macchine interconnesse che si scambiano informazioni tramite canali di comunicazione, e una macchina connessa è definita nodo. Il nodo ha la capacità di convalidare un nuovo blocco, di memorizzare i dati nella cronologia e anche di aggiornare tutti gli altri nodi della rete. Si dividono in due categorie, full node, che archiviano una copia completa della blockchain, e light node, che aiutano a implementare e a decentralizzare ulteriormente la rete. Addentrandoci maggiormente nel network sanitario tradizionale, possiamo evidenziare le recenti violazioni di dati che hanno messo in discussione e più che altro anche valutato quelli che sono i rischi di privacy dei dati dei pazienti, e ha anche stato pubblicato un nuovo rapporto all'inizio del 2021 sulle violazioni dei dati, che mostra dal grafico come le violazioni siano aumentate negli ultimi 10 anni, con un picco negli ultimi 2 anni, con 616 violazioni, più di milioni di cartelle cliniche che sono state divulgate e compromesse, specialmente durante la fase emergenziale. La blockchain si inserisce anche a livello di compliance normativa, specialmente nel trattamento dei dati personali, e infatti il binomio blockchain e GDPR, seppur in un primo approccio possano sembrare in contrasto, possono offrire numerose opportunità, tra cui anche la security by design, e quindi tutte quelle pratiche di sicurezza che possono, dalla fase di progettazione del prodotto, aiutare nella difesa in profondità. Ma il network sanitario tradizionale espone problematiche e rischi già noti, come la mancanza di controllo da parte del paziente delle proprie informazioni, da qui la frammentazione della storia clinica del paziente, con un enorme spreco di tempo e denaro personale che pesa notevolmente su un sistema sanitario, e in più il paziente non ha fiducia nel fornire i propri dati, bloccando anche la ricerca, quindi nuove diagnosi e trattamenti. Ma la blockchain si inserisce con numerosi vantaggi, quali la gestione decentralizzata, la traccia di controllo immutabile, una provenienza dei dati accertata, robustezza e disponibilità, ma anche sicurezza e privacy. Infatti, nel periodo emergenziale è stato evidente come la blockchain ha potuto aiutare già le difficili operazioni sanitarie, con una gestione dei trial clinici più ridotte, un tracciamento dei contatti, il monitoraggio della pandemia, una protezione della privacy con una limitazione alla condivisione dei dati. In questo contesto si inserisce Hyperledger Fabric, che è una piattaforma distribuita ed una blockchain privata e autorizzata, i cui partecipanti sono noti tra loro e non sono anonimi, e può avere un ruolo significativo all'interno del sistema sanitario centrato sul paziente, grazie alle sue caratteristiche di sicurezza e di privacy, e anche all'architettura modulare e configurabile che consente innovazione e versatilità. Fabrica rivoluzione anche il ciclo di vita delle transazioni, passando da un modello order execute ad un execute order validate, in quanto cambia sostanzialmente il flusso delle transazioni, che devono essere prima eseguite, poi controllate, per essere poi archiviate all'interno del registro. In Fabric uno smart contract può implementare le regole di governance per qualsiasi tipo di oggetto aziendale, e inoltre, quando questo è eseguito su un nodo dell'organizzazione blockchain, prende una serie di parametri in input chiamati proposta di transazione e li usa per leggere e scrivere sul ledger. Dopo aver compreso la tecnologia blockchain, analizzato le problematiche del network tradizionale, valutato in letteratura i casi di successo e approfondito i concetti del tessuto Hyperledger Fabric, è proposto il Proof of Concept, per dimostrare che attraverso l'utilizzo di Hyperledger Fabric è possibile ovviare alla mancanza di fiducia dei pazienti nell'autorizzazione dei propri dati personali, ma anche alla scarsa privacy, alle manomissioni dei dati, aumentando l'automazione e l'efficienza rispetto al sistema tradizionale. Quindi per l'implementazione sono stati definiti da prima tutti gli attori principali, impostando scenari d'uso grazie anche all'aiuto di diagrammi di sequenza e proponendo l'architettura. Per quanto riguarda gli attori, nella rete sono stati identificati 3 attori principali, quali medico, paziente e altro un professionista come un ricercatore, ma questi possono essere aggiunti numerosi altri attori, quali un ruolo admin che ha pieno accesso a tutti gli utenti e le risorse del sistema, ma anche l'ente ospedaliero. L'utente ha il pieno possesso dei diritti delle propria cartella clinica e dei propri dati, e fornisce lui i diritti al medico di poterli visualizzare, e una volta finito il trattamento li revoca.
Il medico, d'altro canto, può visualizzare tutti i dati, può anche richiederne un aggiornamento, ma sempre con autorizzazione da parte del medico. L'architettura proposta è client server, in particolare possiede due server, uno che fornisce il web service REST e l'altro in cui vi è la blockchain, quindi è implementato tutto il network della blockchain con anche i dati dei pazienti. Quindi l'utente interagisce con il client, il quale effettua una richiesta HTTP e arriva direttamente al server REST, il quale la ribalta sul server Fabric e poi restituisce la risposta al client. Il client in questo caso sono tre, medico, paziente e ricercatore, e oltre all'implementazione su Fabric vi è anche un centro di controllo con identità digitali, anche chiavi pubbliche e private e certificati che autorizzano la partecipazione degli attori all'interno della rete in modo da avere pieno controllo dei dati e di tutte le operazioni. Inoltre l'applicazione che è realizzata in Java funge doppiamente da back-end con l'elaborazione dei dati interagendo con le web app possedute dal paziente e poi invece da middleware interagendo con i sistemi esterni che possono essere strutture o enti ospedalieri che danno pieno accesso al fascicolo sanitario elettronico del paziente, ma anche sistemi di prelievo dei dati tramite sensori. È anche possibile utilizzare dei chain code, quindi gli smart contract che vengono richiamati. Questi possono essere scritti in Go, che rappresenta i requisiti standard di Fabric, e inoltre quindi è realizzata una rete in cui tutti i partecipanti sono autorizzati e possono condividere i propri dati. È stata quindi realizzata un'applicazione web a disposizione dell'attore individuato, che è appunto un'implementazione di un'interfaccia utente che fornisce un facile accesso alle funzionalità e possono esserci anche più viste del portale web come amministratore, paziente, medico o anche ricercatore, e può anche essere iscritto un nuovo utente tramite la pagina dell'amministratore. Una volta fatto l'accesso, il paziente troverà davanti a sé una schermata nel quale potrà visualizzare i propri dati, ma anche fornire i diritti di lettura o di revoca al professionista scelto e anche l'intervallo di tempo. D'altro canto potrà anche visualizzare tutta la cronologia dei permessi all'interno dei blocchi e quindi vedere a che medico è stata data l'opportunità di poter visualizzare i propri dati e per quanto tempo. E inoltre il medico avrà la possibilità di osservare quale paziente ha concesso il diritto, per quanto tempo e anche i dettagli della cartella clinica. In conclusione, la tecnologia blockchain ha il potenziale per aiutare nell'assistenza sanitaria personalizzata ed è a causa della proliferazione di dispositivi IoT medici nel mercato che generano una quantità sempre più crescente di dati sanitari personali, è necessario un sistema di gestione che raccolga, memorizza, aggiorni e condividi i dati sanitari personali in tutta sicurezza. Grazie per l'attenzione. Grazie Viviana, e adesso richiamiamo Pomarico Emanuele. Buonasera a tutti, ringrazio la Commissione e il mio relatore, il professore Mario Savino, per la parola data e colgo l'occasione per ringraziare il responsabile dell'area healthcare dell'azienda Xprivia per avermi dato la possibilità di svolgere il tirocinio per questo lavoro di tesi. Il mio lavoro di tesi in strumentazione biomedica avanzata, dal titolo Adeguamento normativo MDR 2017-745, analisi dei requisiti generali di sicurezza e prestazione con valutazione dell'impatto sulla gestione dei rischi del software e healthcare, mira ad indagare su l'analisi della strategia di implementazione della piattaforma eLifeCare, dispositivo medico certificato di classe 2A, individuazione, classificazione e valutazione dei rischi associati a tale piattaforma, adeguamento normativo secondo il nuovo regolamento di dispositivi medici con particolare attenzione ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e implementazione della checklist in riferimento al documento dei requisiti generali di sicurezza e prestazione a seguito di una gap analisi svolta tra la direttiva CE 9342 e il nuovo regolamento MDR 2017-745.
Lifecare è la piattaforma di telemedicina implementata in Xprivia che offre l'insieme di soluzioni e servizi per il teleconsulto, la telecura e il telemonitoraggio a supporto di tutti gli attori coinvolti nel processo della cura. E mediante un'applicazione e apparecchi medicali con tecnologia IoT consente di monitorare in tempo reale parametri vitali come temperatura corporea, saturazione di ossigeno nel sangue, frequenza del battito cardiaco, livello di glicemia nel sangue e peso corporeo di pazienti che sono sottoposti a isolamento quarantena presso la propria abitazione. La piattaforma pertanto si basa su una web application attraverso la quale gli operatori della control room hanno la possibilità di monitorare e gestire in tempo reale tutti i pazienti presi in carico e fanno da intermediario fra il paziente e il medico specialista, il quale avrà la possibilità di consultare direttamente la cartella clinica elettronica integrata in Lifecare per prendere delle decisioni a supporto della terapia. Per quanto riguarda il servizio di teleconsulto offerto dai Lifecare, viene gestito dal modulo RadFlow, il quale è costituito da una rete di gestione richieste ed erogazioni di servizio di teleconsulto, un'ampia gamma di oggetti supportati come documenti PDF, XML, immagini e video, DAI come non DAI come segnali biometrici, sistemi di allerta in caso delle emergenze, firme digitali per la refertazione, abbiamo una completa aderenza agli standard di comunicazione informatica e integrazioni con diagnostici e sistemi in PACS, Direct Equipment. Per quanto riguarda invece la televisita, essa si basa sul processo di ricovero virtuale, il quale va ad enfatizzare le funzioni che tutte le strutture sanitarie portano avanti per il protocollo clinico scelto per il paziente, ovviamente ognuna con le proprie specializzazioni e competenze. E gli attori coinvolti in questo processo sono il paziente, che è l'oggetto della cura, il responsabile della cura che esegue l'intero processo di cura del paziente, il fornitore della cura che esegue le attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e il medico specialista che offre consulenza in base agli esiti degli esami diagnostici. A tal proposito si presenta un caso di studio di una paziente minore apiretica in cui è stato dimostrato che grazie alla telemedicina, in particolare della Lifecare, l'esame obiettivo è risultato essere più attendibile, affidabile rispetto a un esame standard, in quanto a causa dell'agitazione del pianto il paziente risultava magari non visitabile. Per quanto concerne invece l'analisi del rischio effettuata, scopo di questa analisi è quello di evidenziare le valutazioni e il trattamento dei rischi associati alla piattaforma e viene effettuata attraverso l'identificazione, la classificazione e la valutazione clinica del rischio. L'identificazione viene effettuata attraverso un'analisi del sistema di gestione della produzione di Xprivia SGP, segnalazioni presenti in letteratura e analisi dei flussi informativi svolti in collaborazione con gli esperti di Xprivia. La classificazione è stata effettuata con una valutazione statistica della frequenza basata su un campione di clienti, matrice probability severity e criteri di accettazione del rischio sulla matrice probability severity, andando a identificare tre aree: alto rischio inaccettabile, basso rischio accettabile e medio suggerita azione di mitigazione. E infine, per quanto riguarda la valutazione clinica, essa comprende delle valutazioni di similarità con dispositivi già presenti in commercio, che nel caso di Lifecare il sistema RISPAX è sempre implementato da Xprivia, evidenze statistiche registrate all'interno del sistema SGP ed evidenze nella letteratura che fanno riferimento a rischi eventi avversi occorsi. Però a causa dello stadio evolutivo del prodotto e Lifecare non abbiamo a disposizione grandi quantità di dati statistici che permettono di confermare quantitativamente l'analisi sui rischi identificati, pertanto è stata svolta un'analisi di tipo qualitativo sfruttando dove possibile una documentazione prodotta da terze parti e basandoci su analogia, similitudine e valutazione di esperti. In particolare, tra i rischi identificati andremo ad analizzare la corruzione delle informazioni cliniche, in quanto si stanno diffondendo delle minacce di sicurezza che interessano principalmente l'integrità dei dati e questa istanza, questa probabilità si classifica come occasionale. E per quanto riguarda la valutazione di severità di tale rischio è legata ad una possibile conseguenza nella indisponibilità del dato, quindi questo si traduce in un possibile ritardo nella formulazione dell'esito diagnostico. Pertanto si può stimare che tale rischio si posiziona tra la fascia minima e moderata e, date le premesse appena fatte, il livello di accettabilità è tra il molto basso e il medio. Ulteriore rischio identificato fa riferimento all'errata lettura da parte di sonde e sensori e ovviamente questa probabilità dipende da sensore a sensore e può assumere dei valori che vanno da probabile a remoto, ma andando a generalizzare al caso del singolo sensore configurato per la soluzione del cliente si possono escludere delle classificazioni come improbabile o inferiore, restando possibile però ad una variabilità fisiologica che può determinare delle difficoltà in fase di acquisizione del segnale. Per quanto riguarda invece l'analisi di severità, anche se non abbiamo dei dati statistici,
In caso di lettura anomale, quindi di falsi positivi, è possibile ripetere le misure con differenti strumenti o con presenza di personale qualificato, il quale andrà a validare il dato prima di prendere delle decisioni pericolose sul trattamento clinico del paziente. Resta possibile anche il caso del falso negativo, che andrebbe sia a ridurre il trattamento del rischio, ma anche in questo modo è opportuno ridurlo attraverso una ripetizione frequente delle misure e nella identificazione di anomalie durante la serie. Pertanto l'analisi di severità fa sì che esso si classifica tra il basso e il moderato, e la valutazione di accettabilità di tale rischio si classifica fra il basso e il medio. Ulteriore rischio identificato fa riferimento alla mancata sincronia del dato con i sistemi periferici, quindi le app mobile, e questo è il caso in cui non abbiamo a disposizione dei dati statistici rilevanti in letteratura, pertanto è stata svolta un'analisi di probabilità stimata per analogia e composizione. E in questo caso il rischio è legato ad una indisponibilità prolungata del dato durante le operazioni sul territorio e quindi ad una possibile confusione di quanto il dato sia effettivamente aggiornato. E su questa visione l'analisi di severità è tra il moderato e il severo, e la valutazione di accettabilità fa sì che il rischio si classifica fra il basso e il medio. Per quanto riguarda invece l'adeguamento normativo secondo il nuovo regolamento dei dispositivi medici entrato in vigore il 26 maggio del 2021, i produttori, in questo caso Xprivia, deve far fronte dei cambiamenti rispetto alla direttiva CE 93/42, e in particolare in questo lavoro di tesi, andandoci a concentrare sui requisiti generali di sicurezza e prestazione della piattaforma Lifecare, sono state introdotte delle specifiche comuni le quali vanno a concretizzare questi requisiti e che implicano la presunzione di conformità. Infatti, al fine di poter apportare la marcatura CE sul dispositivo, è stato importante individuare quelli che sono i requisiti generali di sicurezza e prestazione affinché Lifecare risultasse essere conforme al nuovo regolamento. E questi requisiti prescrivono che il software deve garantire prestazioni in linea con la destinazione d'uso, deve essere sicuro, efficace e conforme allo stato dell'arte, oltre che essere compatibile e interoperabile con i dispositivi con cui esso viene utilizzato. E in particolare per la piattaforma Lifecare, per essere conforme al nuovo regolamento MDR 2017-745, deve far fede a delle norme armonizzate, che sono la ISO 13485, che fa riferimento al sistema di gestione della qualità, la ISO 14971, che fa riferimento all'applicazione della gestione del rischio dei dispositivi medici, lo standard internazionale 62304, che va a definire gli activities e le task necessarie per le attività di sviluppo e manutenzione del software, lo standard 62366, che fa riferimento all'applicazione dell'ingegneria dell'usabilità, la ISO 15223, che fa riferimento ai simboli da apportare con le etichette dei dispositivi medici, lo standard internazionale 80001, che va a definire i requisiti essenziali affinché venga garantita la security del dispositivo interconnesso in rete, e il GDPR, che è il regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Quindi, in conclusione, la piattaforma Lifecare ha rivoluzionato l'approccio alla cura domiciliare del paziente, in quanto fornisce tutte le infrastrutture tecnologiche di quei servizi a garantire la continuità della cura, i quali risultano essere disponibili e fruibili tramite smartphone e tablet, riducendo così al minimo lo spostamento del paziente. In merito all'analisi del rischio identificata, l'indicatore di valutazione di probabilità può essere migliorato attraverso una stratificazione del rischio sui differenti profili di assistito e sulle diverse sottoaree che la piattaforma Lifecare offre, quindi andando a identificare tra telemonitoraggio, telenursing e televisita. E infine, la mediazione della tecnologia dovrà conciliarsi con il rapporto di fiducia che connota il rapporto tra il paziente e il professionista, il quale ha ricevuto un importante riconoscimento normativo al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di salute, sostenendone col tempo l'innovazione. Grazie per l'attenzione. Ok, grazie Emanuele. Adesso la Commissione si ritira per valutare le presentazioni, l'intero curriculum. Vi anticipo che purtroppo partiremo un po' più tardi con la sessione successiva, perché siamo leggermente in ritardo e quindi vi preghiamo di attenderci per la proclamazione.
Allora, buonasera a tutti. Scusate se abbiamo perso un po' di tempo, ma per noi è un investimento. Allora, facciamo salire sul green carpet. Momento ufficiale adesso e poi due parole simpatiche alla fine. Allora, come presidente di questa commissione, vi dico che la stessa si è riunita, ha valutato i vostri curricula, ha ascoltato le vostre presentazioni e ha deciso di assegnarvi le seguenti votazioni finali. Barile Roberta, 110 e lode. E vi posso chiedere solo di applaudire tutti alla fine, così guadagniamo un po' di tempo. Grazie. D'Aloisio Maria Clara, 110 e lode. De Palma Luisa, 110 e lode. La Grasta Annabella, 110 e lode. Matera Carmela, 108. Palazzo Stefano, 110. Pomarico Emanuele, 110 e lode. Rafaschieri Viviana, 110 e lode. Bene. Allora, in virtù dei poteri che mi ha conferito il magnifico rettore del Politecnico di Bari, seguendo la legislazione vigente, proclamo Barile Roberta, D'Aloisio Maria Clara, De Palma Luisa, La Grasta Annabella, Matera Carmela, Palazzo Stefano, Pomarico Emanuele, Rafaschieri Viviana, dottori magistrali in ingegneria dei sistemi medicali. Bene, adesso potrete ottenere già direttamente la pergamena, tranne purtroppo una di voi per cui c'è stato un errore nella stampa della pergamena e quindi poi dovrà venire a ritirarla, quello che è ufficiale, la registrazione di questa seduta in cui il 110 e lode le è stato comunque assicurato, ma purtroppo sulla pergamena non era presente. Allora, adesso potete venire qui a prendere la pergamena. Io nel frattempo dico soltanto due parole. Innanzitutto congratulazioni a tutti, è stato un piacere avervi qui dal primo anno, io sono stato vostro professore dal primo anno, forse lo ricordate ancora, è stata una bella esperienza, sono sicuro che avrete un bellissimo futuro grazie al fatto che questa nuova laurea, magistrale di ingegneria dei sistemi medicali, come ho già detto prima, è la prima laurea che noi rilasciamo in Puglia della classe dell'ingegneria biomedica. Molti di voi hanno già dimostrato di essersi inseriti perfettamente nelle aziende, questa è una cosa molto importante, è molto importante che molte di queste tesi siano state svolte in collaborazione con aziende abbastanza importanti e già note, per cui non le citerò, del nostro territorio. È anche importante che qualcuno di voi sappia che può continuare la filiera formativa, perché dopo una laurea triennale ed una laurea magistrale ci sono altre posizioni, come quelle di un dottorato di ricerca, piuttosto che un master, piuttosto che altre attività che completano il panel della formazione in Italia. Auguri ancora a tutti e alle vostre famiglie. Allora, Barile Roberta, De Palma Luisa, scusa l'abbiamo invertito, D'Aloisio Maria Clara, abbiamo invertito perché eri tu la pergamena mancante, ecco per questo. Leggete i cognomi quando ritirate la pergamena. La Grasta Annabella, Matera Carmela, Palazzo Stefano,
Pomarico Emanuele e Raffaschieri Viviana. Buona serata a tutti.